questi giorni si sta valutando se ritornare alla didattica a distanza e quindi chiudere alla didattica in presenza. Lei è d'accordo per un'eventuale nuova chiusura? Io penso che la scuola deve stare chiusa. La situazione è ancora grave, non ci sono i sistemi di sicurezza appropriati per i ragazzi che vanno a scuola. Secondo me è da valutare ancora. Non è d'accordo nemmeno con una didattica al 50%, al 70%? Pure al 50% comunque nascono delle problematiche, con delle responsabilità maggiori anche per il corpo insegnante. Una settimana sì, una settimana no. Quindi lei è per una didattica al 50-70%? Sì, penso di sì, così studiano tutti e non si chiude la scuola, è bene per loro, perché questi ragazzi così non possono stare. Io ho una nipotina che fa l'elementare, sta imparando proprio a scrivere e a leggere, è un dramma così, non imparerà mai bene bene in questo modo. L'importante è che vanno a scuola, perché a casa non stanno bene. Che sono ragazzi, comunque hanno subito tanto questa cosa. Se proprio si deve chiudere la scuola, giusto così. Come crede che la scuola debba ripartire? Con le giuste precauzioni, credo. Io ho mia figlia che va a scuola, fa le superiori, quindi ha iniziato da poco. Per come mi dice, poco distanziamento. E poi comunque non è cambiato nulla. Solo il fatto di mettere le mascherine, di portarsi le solite cose per disinfettarsi, però non ho cambiato niente, il distanziamento è sempre quello là. Quindi sarebbe opportuno, per come la vedo io, meglio quando stavano a casa, anche se è diversa la situazione scolastica da casa e da vicino. Lei ha qualcosa da proporre per la ripresa, magari una didattica non al 100%, magari al 50% o al 70%? Se partiamo già dalle strutture che abbiamo scolastiche, vecchie, quindi dovremmo tornare già indietro, a parte la pandemia, già si dovrebbe fare qualcosa, proprio il pesce puzza dalla testa, quindi si dovrebbe già fare qualcosa a livello strutturale, proprio di scuole. Poi si potrebbe fare un discorso più allargato per i ragazzi, per vedere veramente, perché, ti ripeto, mia figlia già si lamentavano prima, classi pollaie, quindi stavano stretti, è cambiato poco. La scuola è il luogo dove si fa cultura, non è più possibile pensare a fare scuola da casa. Le condizioni sembrano rispettate, i ragazzi sono distanziati, ci sono difficoltà con la didattica integrata, quindi non sempre la connessione permette la fluidità della lezione, quindi lo svolgimento al massimo. È un periodo molto difficile, cerchiamo di far fronte a tutte le necessità e a lavorare nel miglior modo possibile. I ragazzi come hanno preso il rientro a scuola? I ragazzi sono felici di ritornare, nel senso alcuni ho percepito questo sentimento. Naturalmente dipende da tante cose, sono molto preoccupati, come lo siamo anche noi, quindi viviamo non serenamente questa fase. I sindaci dovrebbero monitorare la situazione e ne sanno molto più di noi. Noi ci chiedono di tornare, siamo tornati e cerchiamo di fare il nostro dovere al meglio. Ci vuole tanta tanta attenzione, perché vanno a scuola con i dovuti controlli, con le dovute accortenze. Mi rendo conto che da casa non è che si possa fare più di tanto, anche perché per sentire dire tanti amici che hanno figli piccoli a scuola non riescono ad entrare nel sistema online e quant'altro, anche perché forse molti genitori che dovrebbero aiutarli non hanno questa conoscenza, come non la tengo io onestamente. Allora credo che con una dovuta cautela dagli insegnanti, chiaramente, dalle maestre, dal personale scolastico, che i controlli partono da lì, e secondo me è giusto che ritornino a scuola, ma con le dovute cautele, perché i bambini sono il nostro futuro, chiaramente, e sono coloro che andranno a testimoniare nel tempo questa brutta pandemia.
però che i bambini ritornino alla scuola per trovare la loro giusta armonia, le amicizie, i compagni, gli amici, gli insegnanti, il leggere anche con la mascherina a scuola un tratto di un libro di elementari o medie, o essere interrogati, questa emozione ci deve essere per i ragazzi, ci deve essere per i bambini.